My beloved spake and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. For lo, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth, the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land. Arise, my love, my fair one, and come away. Le Maldive, vuole parlarci di questo mare? E che cosa c'è da dire? Parla da solo, parla da solo. In che senso parla da solo? Meraviglioso, anche la gente è meravigliosa. La gente? La gente è bellissima. Ci sono dei giovanotti che sono... No, generalmente. No. Oh, rise up, my love, my darling, come away. Invece l'acqua non è bella chiara. Parliamone un attimo, poi ci dicono che ci sono dei batteri che non finiscono mai, a migliaia di anni, milioni. È la verità. Parlare di questa colla così bella. Ma dico, manca poco. Cosa ci manca esattamente? Quasi nulla. Ci siamo quasi. Comunque nel dire e nel fare, se non altro la Sardegna con lo possiamo sempre fare o mi sbaglio? Beh, ora... Il momento è che ci vuole ancora parecchio tempo. Quando non chiuderanno le foglie, rimarrà sempre così. Che tempo giusto? Se lei guarda l'acqua è gialla. Perché di fatto questo è quello del mondo. Ma le faranno? Come? Le faranno? Ma avrebbero dovuto farlo già una ventina di fa. C'era stato un periodo... È passato di... un ventennio. Sì. Sì, però questi lavori non sono di 20 anni fa, questi lavori sono, diciamo, un 7-8 anni fa, sono stati iniziati, no? E, c'era la... e c'erano le premesse di dover essere... Tutte le cose si iniziano, poi non si finiscono mai. Ma Maldive, vai, continua! Niente. Continua, dai! Dove tenere? Fai una bella sgrollata, fammi vedere se ne trovi qualcuno! Qualcuno? Qualcuno!
una. L'hai presa? Scherza forte. Tirale fuori, così, bravo, tira fuori, bravo, falle cadere piano piano, falle cadere piano piano, così. Oh, ma quanti ne hai fatti? Una bella pista. No, questo può prendere di più. Senti, dove sei? Io, bravo. Tema Maldive. Che ne dici di questo mare? Oggi non è tanto buono, però noi ci contentiamo. In che senso ci contentiamo? Ci contentiamo perché siamo nel nostro paese, a casa nostra, e quindi ci va bene così. Senti, un tipo gioviale come te, che si trova tanti amici. Ecco, io senti due parole. Noi ci accontentiamo, ma sei un tipo che ti accontenta facilmente. Chi si contenta gode. Al tempo, non essere filosofo. Devi avere una risposta più lunga. Non sempre. Contento sì, è un po' ironico. Bravo. Sicuramente. Bravo. Però nel finale questo ci sta e questo ci vediamo. Ho citato il tema Maldive. Ironia. Ironia. È stato chiaro? Sì. Tu hai detto un bel mare, ci dobbiamo accontentare. Ma questo lo trovi alle Maldive questo mare? Io credo che il mare così alle Maldive non si trova, basta un po' di vento, di terra, diciamo un po' di tramontana, e il nostro mare sicuramente è all'altezza delle Maldive. Oh. Che noi teniamo un qualcosa che forse tutti gli altri paesi non hanno. Abbiamo la sabbia vulcanica, che è una sabbia veramente eccezionale, è terapeutica. Praticamente anticamente si facevano proprio delle terapie, adesso si fanno il laser terapia, una volta si faceva le sabbiature. Tema Maldive. In effetti per mancanza, per necessità ci adeguiamo alle Maldive, per non trovare altri posti migliori, che ce ne sono tanti. Allora, gli altri posti migliori delle Maldive quali sarebbero? A me piace tanto la Sardegna, la Sicilia, la Liguria, o perché sono dei parenti e ci sono stato tantissime volte. Però sono molto innamorato di queste spiagge, anche delle persone, sono delle persone squisitissime. Allora girati assieme a me, che prendiamo anche gli altri. Le nostre Maldive? Le nostre Maldive sono sempre necessità. Sì. Altrimenti io cambierei ogni anno. Cambieresti ogni anno? Allora. Quindi allora ci accontentiamo di queste Maldive nostre? Sì, ci accontentiamo, anche perché il mio lavoro quest'anno è stato, diciamo, così denso che non mi è stato possibile allontanarmi. E per necessità ho solo 2 o 3 giorni di ferie. Potremmo dire riposo del guerriero? Ma è un lavoro che a me piace, io infatti faccio il fisioterapista e logopedista, sono persone che si innamorano di me per la continuità che io sto vicino a loro, poi vedono che le cose migliorano e non ti lasciano nemmeno la notte, ti telefonano e ti dicono allora ci vediamo domani, sì, ma tu già sai che ci vediamo domani, sì, ho necessità di sentire la tua voce per assicurarmi, sai, sono i pazienti. Parliamo un attimo, andiamo in internet, parliamo di questo lavoro. I pazienti sono come i bambini e quando vengono trattati bene si innamorano della persona. Allora, interessa più la persona che diciamo fa questo lavoro che i familiari. Forse esagero un po', ma è così. Allora, cominciamo a fare il tour. Tema Maldive. Ironia, Mare Nostrum e Maldive. La differenza. Cosa ne pensi di questo? Ma è ugualissimo.
Questi tipi che sono a casa mia. Dimmi che significa stare a casa tua. Ma almeno noi ci abbiamo fatto, ci facciamo gli stessi fatti. Bello, già quando è andare alla mattina per fare il bagno. Bello questo. Non c'è bisogno di andare. Fare il mattino per fare il bagno. Quindi il bagno noi ce l'abbiamo, quindi ce lo facciamo fare. Secondo me te... quello che piangono. Io vado. Hanno sempre qualcosa. Tu pensi? Questione di pianto? Sì, sì. Dici tu? Come 19. Non ti buttare giù che nessuno ti alza. Tu perché dici non è vero? Io abito a Bologna, ma devo tornare sempre in estate qua, al male mio. Abito a Bologna per lavoro? Sì. Allora, in Bologna non è che abiti qua, ti trovi... Vabbè, guarda che Bologna, Maldive, Bologna, Porticena. Preferisco rimanere a Bologna. Ma però il bagno, no, qua a Porticena, devo fare sempre. Ragazzi, siete simpatici, un bel saluto generale, volete avvicinarvi? Avvicinatevi di più, così. Stiamo trovando. Aspetta un freddo. L'indipendenza. La migliore cosa sarebbe ritornare a Portici e farci un bel lavoro. Quindi ritornare a Portici. Maldive non le vedi? Principalmente alle Maldive, dove c'è l'acqua santa, ma adesso sì. Ci facciamo. Quindi. Dove l'ha preso? Dove l'ha preso, signora? Lo vuole aprire, E guarda qua. L'ha preso lei? Dove l'ha preso? Quasi. Ah, dove l'ha preso? Un bel posto, lo conosco su internet, è spettacolare, ma mai come questo mare qua. Questo è un mare che dalle 8 alle 11 è pulitissimo. Dopo le 11 non si capisce niente. Vorrei sapere tutta questa spazzatura da dove viene. Allora, a chi dovremmo chiederlo? Io lo vorrei chiedere al sindaco. Visto che stanno messi i depuratori da tanti anni, non mi so spiegare da dove viene questa spazzatura. No. Località la vedo. Allora lei diceva la cozza? Le dobbiamo la cozza delle Maldive. Tema Maldive. Tema Maldive. Ironia della sorte. Forza, adesso tema Maldive. Tema Maldive, oddio. Stamattina è un po' meno Maldive, un po' più lì d'Aurora l'acqua. Potrei dire non è indeciso quale diceva, perché il problema Maldive con quest'acqua che si schifa. Ora me ne torno a posto. E lei che fa provvisto? Io peccato che mi trovo a Portici, non ho la possibilità di andare alle Maldive, altrimenti... Però come posto insomma è abbastanza piacevole da starci. Senta professor, tutti ci lamentiamo. La lamentela è innata in noi? No, la lamentela non è innata in noi. Noi siamo molto critici verso noi stessi, come principio, come italiani. Però gli altri paesi insomma ci battono molto. In Inghilterra è il paese del complaint, cioè del rimpianto e della lamentela. Gli inglesi si lamentano molto di più. Molto di più. Sì. E noi napoletani? Noi napoletani parliamo molto, ma abbiamo grande capacità di adattamento. Bello professor. Tema Maldive ideale? Tema Maldive ideale, oddio. Se qua ci fossero parecchie, ci stanno parecchie possibilità di far diventare questo posto come le Maldive. Bravo. Ma non c'è la volontà. Di chi? La volontà di popolo, non delle istituzioni. Influisce il popolo? Sì. È la seconda volta che sento dire che è il popolo che non si muove. Il popolo influisce molto. Non si muove? No, assolutamente no. Il popolo è inerte. Il popolo si adagia. Il popolo ha bisogno di stimoli. Si parlava di Maldive, volevamo fare l'ironia. Ora parliamo un po' seriamente. Questo mare è balneabile o no? Questo tratto di mare no. Questo tratto di mare non è totalmente balneabile. C'è un rischio per la balneazione in mancanza di... Professore, allora gentilmente, mi perdoni, mentre lei parla, se si sposta così riprendo, sì. Lei e il mare. Allora,
come può vedere, no? C'è questo tratto di spiaggia che manca delle, diciamo così, fondamentali, poi diciamo che potranno essere fornite dal comune di Porto. E quindi c'è il rischio di balneazione, ma non c'è totale divieto. La zona totalmente balneabile è la spiaggia delle Mortelle. Perché, professore? Perché l'ARPAC, che è un ente della regione Campania che provvede a fare controlli sull'acqua, non solo acqua del mare, ma anche l'acqua da bere. Infatti se le note sulle acque vedete il segnettino ARPAC sull'etichetta, ha previsto che, data la costruzione del collettore fognario, la funzione del depuratore e tutto il resto, il tratto della spiaggia delle Mortelle sia totalmente balneabile. C'è qualcuno che ha confuso la cosa con la bandiera blu. La bandiera blu non viene rilasciata dall'ARPAC, ma viene rilasciata dai Gambieri. Esatto, quindi non c'entra per niente. Non c'entra assolutamente, la bandiera blu viene conferita soltanto quando c'è l'eccellenza. In questo caso non c'è eccellenza, c'è semplice balneabilità. E per Portici, soprattutto per il litorale nostro, è già un grandissimo risultato. Un grandissimo. Quindi è il sindaco, che conosco personalmente, sta provvedendo a rendere balneabile anche questo tratto di mare. To thee, my beloved.